no, sono bloccato alla fine. È la fine. Oddio, un passaggio. Se, e dico se, subisco danno, il video finisce. Finirà malissimo. Lasciate un mi piace per supportarmi. Ma anche più di un mi piace. Tipo, fate account finti. Finirà malissimo. Amici, vi do il benvenuto in questo nuovo mondo che avrò incredibilmente chiamato No Damage Bro. Lo scopo ovviamente di questo video è durare il più possibile. Speriamo non duri 2 minuti sto video, mamma mia, mi metto a piangere. E soprattutto non prendere danno, che poi alla fine i due obiettivi coincidono. Ma vabbè, lasciamo perdere. Iniziamo prendendo del legno e prendendoci pure la vita di questo povero porcellino. Vi starete chiedendo perché? Beh, è ovvio, perché io muoio sempre dal cibo. O comunque si può subire danno non avendo le cosciotte. Quindi che fai, te ne privi? Eh no, che non te. Poi, prima nello spawnare avevo visto delle pecore che ho intenzione di slamare malamente affinché mi diano la loro lana, affinché possa superare indenne la notte. Dato che è palese, ma molto palese, che io muoia, no, neanche subisco danno, proprio muoio durante la notte. Perciò pecore, a me le pecore, proprio pensavo fossero dei diamanti. Cioè pensavo, ho detto, ma che cazzo. Vabbè, torniamoci alle pecore, va, lascia perdere i diamanti, che credo proprio che in sta puntata non li troveremo mai nella vita. Quindi picchiamo le pecore con le assi di legno, proprio quelle con l'angolo, le colpisco in testa con l'angolo. Ma che cacchio sto dicendo? Vabbè. E terza pecora per noi, terza pecora Dolly, dai muorici Dolly, non ti ha mai voluto bene nessuno, ok? Ok, nessuno, zero, zero al quoto, zero. Allora, le assi di legno le abbiamo, la crafting table adesso ce l'abbiamo, quindi direi malamente di farci degli sticchettini osso, cosa? Cosa? Vabbè, lasciamo perdere, dicevo 8 possono bastare, ok. E ci facciamo un piccone, madò, sto già sclerando e non è ancora iniziato il video. O sta per finire, non lo so, lo scopriremo tra poco. Voi lo saprete meglio di me perché c'è la barra del lì, vabbè. E niente, quindi piccozzo fatto, andiamo alla ricerca di altri animali. Ma soprattutto di cobblestone, esattamente quella. Però vedo della lava, io ho paura in parte alla lava. Vabbè, ci sarà altra cobblestone, esattamente quella, perfetto. Quindi scendiamo piano piano senza saltare perché... Se voi siete old but gold del canale, dei veri OG, saprete che sono un fan delle cadute rovinose dalle peggio pareti, cioè io mi lancio dalle peggio montagne, e quindi non vorremmo rifarlo anche in questo video, grazie Master. Perciò, sì, stavo parlando al me in terza persona. Perciò ci prendiamo questa bella pietrozza, ne facciamo una decina, vi farò chiaramente un tagliettino, e anzi dai, di più di una decina, facciamo gli esosi ciccioni, e poi andiamo in miniera, sì, andremo in miniera, dove moriremo. Purtroppo. E nel dubbio mi faccio anche già il letto, va. Sciam perdere, ce lo mettiamo qua da parte. Perché serve sempre. Ma odio la notte, la odio. Cioè, odio la notte quasi più di quanto odio. Fatemi pensare. I creeper. Ecco, i creeper. Perfetto. Per rimanere in tema, ma. Stavo cadendo. Pensavate che cadessi così? In realtà sì, lo pensavo anch'io, però lasciamo perdere. Comunque stavo guardando che ho perso una cosciotta e mezza, ok. Quindi mi servirebbe del cibo. Amici, dove posso trovare del cibo? Che cos'è sta roba? Vabbè, lasciamo perdere. Ho risolto il problema del cibo cucinando la carne, la poca carne che avevo. Però stavo guardando in giro che questo bioma mi fa totalmente vomitare, almeno per la challenge che sto cercando di fare. Perché non c'è niente, cioè non ci sono delle caverne, delle robe incredibili, giusto? Giusto. Quindi, male, molto male, dovremmo andare a cercare in giro e sappiamo entrambi, sì, entrambi, sto parlando con te che stai guardando questo video, che subirò un danno talmente scemo da rage quittare, spaccare la tastiera e piangere per sempre. Bene. Già sto parkour tra le montagne proprio non mi piace. Vabbè, niente, mi faccio un giretti. Dell'acqua, può essere interessante. Dai, non c'è una caverna. Ma non c'è una caverna! Cioè, Minecraft doveva chiamarsi cavern qualcosa, con qualcosa con le caverne, il cavern game, una roba del genere, e non ci sono caverne! Ma che cacchio, signora pecora, ma dica qualcosa a sti sviluppatori di aggiungere più caverne. Ma c'è stato il cave update! Non mi interessa. Bruh. Oh, vedete? Vedete che insultando gli sviluppatori si ottiene qualcosa dalla vita? Quindi, carbone in mano. Beh, palesemente mi servirà fondamentale il carbone in the caverna. Ci mangiamo anche questo coso. Ah, ovviamente se mi scendono i cuori per colpa di...
per colpa della fame non li conto come danni, giusto? Non li contiamo come amici? Non fatemeli contare come danni. Ferro! Ferro! Il ferroso ferro! Datemi tutto quanto ferro! Madosica! No! No, ma tu sei No! No! No, ma tu sei cretino! Allora dillo, sono cretino, così uno si prepara e sa che non deve. Ma che cacchio, c'era uno scheletro lì sotto! What the fuck? Però quanto ferro? What the fuck? Allora, l'armatura stavo pensando di ferro, appunto, che non ha neanche senso farla, perché tanto se subiamo un danno è la fine del video per sempre. Ciao ciao, quindi. Allora, qua finisce la caverna. Ok, quindi io direi di andarcene dove ho messo il coso del... Vabbè, avete presente, giusto? Esattamente qua. Che c'era un'altra cavernita. Potrebbe essere la mia fine? Sì, sì, palesemente. Allora, io mi sto ingegnando per scavare in parte. E calcolate che sento i peggio mob. Non voglio morire. Vabbè, allora, scavando sono sceso qua di zona. In teoria da ste parti dovrebbe esserci lo scheletro. E io non dovrei prendere il ferro. Non dovrebbe interessarmi. Dovrebbe interessarvi non far finire il video. Ma hey, che fai, te ne privi del ferro. Allora andiamo. Ok, perché c'è una torcia? Ma che cacchio? Dai, ero arrivato fino a lì e non avevo visto la caverna, che imbecilla. Carbone, perfetto. Sinceramente quel ferro non me ne frega più niente. Mi prendo questo bel carbozzo e speriamo che non mi arrivi un colpo di creeper in testa che poi mi metta a piangere per sempre. Allora, se troviamo i diamanti, che coordinate siamo? No, troppo alte. 44. Ok, una ventina di blocchi e in teoria... dovremmo trovare... no, una trentina, più che una ventina. E in teoria dovremmo trovare i diamanti. Totalmente a caso. Cioè, se troviamo i diamanti, totalmente a caso. Per sbaglio. Ma che cacchio. Comunque, mi volevo prendere quest'altro carbone, perché, fidatevi, serve il carbone. E quasi quasi metto a cuocere il ferro. No, per ora non serve ancora. Più che altro, al posto di stare sul bordo, magari c'è uno scheletro che mi picchia, mettiamoci qua. Cioè, più che altro mi servirebbero altri sticchettini, thank you, e soprattutto altre torcettine. C'è nessuno, nessuno, uno. No, dai, non c'è davvero nessuno. Ma che cacchio, ho fatto tutto il discorso bello sui diamanti e davvero non c'è niente. No, da lì subisco danno. Ok, 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 oh, davvero non c'è niente, gioco? Davvero mi stai... gioco? Gioco? Saliamo in superficie. Vabbè, allora a sto punto io me ne andrei da questa parte che sembra che ci sia un ragno. Perfetto. Dai, c'è un ragno. Com'è? Che paura. Sotto. Sciacala. Sotto un ragno. Stai buono lì. Stai buono lì. Madò. Perché non mi sto facendo la spada di ferro? No, c'è uno scheletro. C'è uno scheletro. Murati. Murati. Oddio, ho parato. Oddio, madò. Madò, sono un Peruzzi. Peruzzi. Come lo affrontiamo quello scheletro senza subire danno? È impossibile, eh? Anche secondo me. Allora, lo scheletro è di là. Corri! No! No! Corri! Non ci vedo niente! Non ci... No! No! Oddio! Ho cellulato! Avete! Corri! No! No! No, sono bloccato alla fine. È la fine, è la fine, è la fine. Oddio, un passaggio! Madò, sembra fatto apposta. Sembra fatto apposta. Non cadere qua, grazie. Madò, come ci siamo salvati? No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. Come ci stiamo salvando? A parte che sto correndo a caso. Madò, madò. Che tensioni. C'è pure una grotta, una cosa. Oddio, non ci credo. Non ci credo. No!